Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Gianni Rinaldini, ex segretario nazionale della FIOM CGIL dal 2002 al 2010 e adesso presidente della Fondazione Claudio Sabatini. Per iniziare inizierei con l'arrivo di Marchionne, rapporto poi, studieremo un po' tutto il rapporto con i sindacati nel corso del tempo di questi anni. All'inizio arriva Marchionne ed è uno sconosciuto ai più e si trova comunque in una posizione di particolare spicco. Cosa ha notato subito di lui? Che idea si è fatto di Marchionne, sia in positivo che in negativo, appena l'arrivo del comando di Fiat? Ma Marchionne era sì, sconosciuto e fu una scelta, credo, indicata da Gabetti e Umberto Agnelli. Questa avvenne nel 2004, praticamente un mese dopo la vertenza di Melfi. Arriva Marchionne e c'è praticamente subito un incontro chiesto da Marchionne con il sottoscritto, segretario della FIOM, dopo la vicenda di Melfi, dove la Fiat ha perso, e l'incontro, come dire, è stato un incontro esplicito, cioè il personaggio si è presentato dicendo che voleva un rapporto leale, sapeva quello che era successo, conosceva ovviamente il ruolo della FIOM, eccetera, eccetera, e si partì da lì, nel senso che lui disse subito che la Fiat era tecnicamente fallita, che il problema non era la chiusura di Termini Imerese, dove avevamo fatto il blocco totale alla fine del 2002, ecco. O altri stabilimenti, ma il problema è che semplicemente falliva tutta la Fiat e che lui avrebbe fatto una mossa la settimana successiva, che quindi sarebbe apparsa sui giornali, eccetera, che lui consegnava gratis, offriva gratis la Fiat, con i debiti ovviamente, alla General Motors. Applicando una clausola dell'accordo che era stato fatto con la General Motors, che noi conoscevamo, a dire la verità, anche se tutti facevano finta di non conoscere, che era un accordo fatto nel 2000. L'accordo allora presidente della Fiat era Paolo Fresco, che come ha dichiarato, quindi insomma, tutte cose conosciute, o meglio, ufficiali, perché dichiarate, che i giornali non è che hanno ripreso spesso. Paolo Fresco che dice che Gianni Agnelli quindi, gli diede il compito di procedere all'uscita della Fiat dal settore dell'auto con un percorso differenziato nel tempo. Cosa voleva dire? Che questo doveva avvenire quando lui non c'era più, dato che lui sapeva che non era messo bene, eccetera. E questo accordo prevedeva, nel senso che poi è stato attuato in quella fase, che la General Motors acquisiva il 20% di azioni della Fiat, subito, in cambio di 5% di azioni della General Motors.
con un percorso che insomma, prevedeva di fatto che alla fine del 2010, eccetera, General Motors acquisiva la Fiat. C'era una clausola che fu probabilmente innegabile, un capolavoro fatto da Paolo Fresco, che era una clausola che tecnicamente viene chiamata il put, che era una clausola sociale che permetteva di fare l'operazione opposta, cioè permetteva alla Fiat di consegnare alla General Motors il restante 80%. E quindi in sostanza Marchionne dice e spiega che farà questa operazione, dirà vi do gratis la Fiat, non adesso con i debiti e compagnia, pensando, presumo che sapesse che la General Motors non era in grado in quel momento di prendersi tutti i debiti della Fiat, eccetera, che in quel modo faceva scattare una penale, che tu non rispettavi l'accordo. E questo era, come dire, un primo arrivo di un po' di risorse finanziarie, importanti risorse finanziarie. Quindi lui si presentò dicendo, in sostanza, la situazione è questa, il mio obiettivo, poi i giornali diranno, il mio obiettivo non è quello che la General Motors si prenda, ma è quello di acquisire risorse finanziarie perché la Fiat è fallita, non sta più in piedi. L'operazione riesce, l'operazione che lui fa, che gli permette di acquisire circa 2 miliardi. Nello stesso tempo c'era un altro appuntamento, perché lui in tutta la prima fase si occupò delle questioni finanziarie, non delle questioni... era la scadenza del 2005, che riguardava l'intesa che era stata fatta nel 2002, intesa della Fiat con il governo, perché tutti i sindacati, quindi non solo la FIOM, non accettarono quell'intesa. Loro si presentarono con un testo scritto e ci dissero prendere o lasciare. E lui aveva detto lasciamo, perché in realtà anche in quell'occasione si confermava la scelta della Fiat, cioè la famiglia non metteva più risorse. E le risorse furono messe tutte da un pool di banche con una scadenza che era quella del 2005. Il meccanismo si chiamava convertendo e se la Fiat non restituiva quei soldi, le banche di fatto diventavano proprietarie della Fiat. Questo è il secondo passaggio che avviene esattamente nell'agosto 2005. Mi ricordo la data di agosto perché era un periodo ovviamente di ferie, perché in realtà c'erano tre gruppi che volevano acquisire la Fiat, perché allora la Fiat costava pochissimo, uno se la prendeva a poco, ecco. E lì ci fu una storia che rimane una storia molto sospetta, personalmente la considero una storia truffaldina, insomma, che aveva bisogno di tante coperture, per cui attraverso un'operazione miracolosa di fondi speculativi di cui la Fiat negava di conoscere l'esistenza e le manovre, saltò fuori che la Fiat riusciva a mantenere la quota proprietaria e
inizia la parte, per così dire, industriale di Marchionne, perché fino al 2005 la Fiat era in bilico rispetto al fallimento totale dell'azienda. Dal versante sindacale, la cosa rilevante è che noi eravamo nella stagione degli accordi separati, contratti nazionali separati, e quindi in una fase molto delicata, perché i contratti nascevano dal fatto che le altre organizzazioni sindacali non facevano votare i contratti. Questo era il punto fondamentale che aveva portato a due passaggi separati. E noi eravamo in una fase dove, come FIOM, avevamo deciso di rispondere con quelli che venivano chiamati precontratti, cioè presentavamo contratti, piattaforme aziendali, dove la maggioranza dei lavoratori le approvava, in tutte le realtà dove riuscivamo a fare questa operazione, in una sorta di guerriglia generale nelle aziende. E improvvisamente, che però insomma non andavano così bene, ecco, quindi c'erano grossi interrogativi di come cavolo ci saremmo saltati fuori, succede la vicenda di Melfi. Succede di Melfi succede dal fatto che tre aziende della fornitura, perché Melfi, oltre ad avere Fiat Sata, aveva il cosiddetto Prato Verde, aveva costruito attorno le aziende dell'indotto. In tre di queste aziende dell'indotto vengono presentate le piattaforme. Partono gli scioperi, eccetera. La Fiat per alcuni giorni, alcune notti, risponde mandando a casa i lavoratori di Fiat Sata per mancanza di fornitura, senza utilizzare la cassa integrazione, che in una situazione come quella di Melfi non c'è una grande città, cioè ad esempio ci sono 1000 che arrivano da Foggia, quindi Pullman e compagnia. La Fiat evidentemente pensava in questo modo di contrapporre i lavoratori gli uni contro gli altri, perché quelli facevano sciopero, non c'erano le forniture, gli altri venivano mandati a casa senza cassa integrazione, casomai avveniva anche nel corso della notte, eccetera, eccetera. E improvvisamente è successo l'opposto, è successo che grazie al lavoro dei delegati sono partiti i cortei interni delle aziende dell'indotto. Sono partiti i cortei interni ad un certo punto i lavoratori non vanno a casa quando l'azienda li mette in libertà. Arriva un momento in cui si congiungono i cortei. Quelli non vanno a casa, restano sul posto del lavoro, gli altri fanno i cortei interni, eccetera, si congiungono, fanno un'assemblea assieme e lì fanno e scrivono su un foglietto una piattaforma di tre punti e decidono
Adesso usciamo tutti, blocco dei cancelli, finché la trattativa su questi tre punti non... E da lì partono i 21 giorni di blocco totale di tutta l'area di Melfi. Il racconto sarebbe troppo lungo, quindi succede di tutto come succede in quelle situazioni. Devo dire che con una direzione dei delegati che evitarono qualsiasi incidente, qualsiasi infortunio, anche quando intervenne la polizia, nessuno reagì, nel senso che, dato che era prevista, si faceva resistenza passiva, tutti abbracciati, eccetera, per cui c'era un sacco di gente, poi a un certo punto non riuscivano e quindi fecero la carica, ma insomma non ci saltavano fuori, perché o portavano dei camion per portare via tutti con i camion, eccetera, altrimenti ci spostavano e si tornava, quindi non funzionava, insomma. Anche rispetto alla gestione, perché in questi casi non è semplice, perché anche la notte, eccetera, ci può, insomma, c'era un'organizzazione che permise per 21 giorni alla FIOM, perché fino all'ultimo le altre organizzazioni erano contro, di reggere una partita di questo genere. Ad un certo punto, come dire, si va all'accordo, cioè vengono recepiti i tre punti proprio. Non ci fu una cosa, perché, ma questo è il punto importante, un'esplosione, perché noi sapevamo che comunque a Melfi le condizioni di lavoro erano tali che la gente non ne poteva più, in particolare i giovani, eccetera. La tanto decantata, documentari televisivi, eccetera, Melfi, la nuova organizzazione del lavoro, collaborazione, eccetera, eccetera, noi sapevamo che, ad esempio, che era uno dei tre punti che loro, su cui loro avevano costruito la piattaforma, erano i provvedimenti disciplinari. Oramai i provvedimenti disciplinari sui lavoratori erano tali che si poteva dire che l'organizzazione del lavoro la tenevano in piedi attraverso provvedimenti disciplinari. La ragione di fondo che fece esplodere la cosa erano le condizioni di lavoro, altro che quelle che tutti quelli che andavano a visitare Melfi, la nuova, il modello giapponese, eccetera, eccetera. In realtà la realtà era un'altra. Noi sapevamo che la realtà in realtà era pesante, e lì la Fiat sbagliò totalmente i suoi calcoli. Questo è importante, perché questo permise, a dire la verità, una cosa simile successe alla Fincantieri, a quel punto di concludere queste unitariamente, e ci permise di tornare a fare il rinnovo del biennio economico nel 2006. Sì, 2005-2006 unitariamente, per il fatto che a quel punto si concordò anche con FIME UIL un percorso assolutamente democratico rispetto alla costruzione sia della piattaforma sia dell'accordo. Quindi questa è la prima fase del rapporto con Marchionne. Ci lasciamo
quell'incontro con Marchionne che dice: senta, facciamo così, se va in porto l'operazione, quelli della General Motors ci danno i soldi, ci risentiamo. Se la General Motors si prende la Fiat, qui ci salutiamo, ci siamo visti e amen, e finisce lì. Quindi da questo punto di vista, diciamo così, Marchionne in quella fase aveva bisogno di un rapporto con, anche con le organizzazioni sindacali, e non a caso lo fece subito, appena arrivato si presentò e disse esplicitamente queste cose. Ok, allora andando avanti, prima di arrivare alla, cioè, sulla questione, diciamo, centrale, che è quella del contratto nazionale, del referendum. Allora, innanzitutto, se prima c'era stato qualche momento di rottura particolare precedente che magari non ci ha ancora raccontato, e poi l'altra cosa che volevo chiederle è se dovesse spiegare le ragioni per cui la FIOM non ha firmato, non ha sottoscritto il nuovo contratto nazionale, dei dipendenti Fiat a chi magari non conosceva l'ambiente, cosa le spiegherebbe per fargli capire quali furono le ragioni e se i motivi di allora sono validi ancora oggi. Perché si ritorna sempre a proposito appunto della storia della Fiat. E dal fatto che a fronte di uno sciopero dei lavoratori del montaggio a Pomigliano, insomma, la Fiat ha capito che doveva riaprire i rapporti con la FIOM, perché ha fatto entrare il dirigente sindacale della FIOM, che prima non lo faceva mai entrare negli stabilimenti. Ora il referendum, quando scoppia tutta la partita a proposito di Marchionne, ecco, devo dire che in quell'occasione Marchionne fece un'operazione incredibile, perché fallita l'operazione Opel che aveva tentato nel 2009 e portato a termine l'operazione Chrysler grazie a Obama, in aprile 2010 presenta un piano che si chiamava Fabbrica Italia, dove spudoratamente presenta un piano assolutamente inesistente, con il grande applauso di tutto il mondo, di tutte le forze politiche, di tutti i vari. Piano Fabbrica Italia prevedeva la produzione in Italia di 1,5 milioni di automobili. Piano Italia era 2010-2014, 20 miliardi di investimento, 800.000 Alfa Romeo, cioè una roba, mentre in Italia si producevano 650.000 auto. Quindi un piano magnifico, eccetera, eccetera. Cosa annunciava Marchionne? Che questa cosa magnifica, eccezionale, compagnia, per poterla fare bisognava avere determinate condizioni organizzative. Determinate condizioni organizzative. E che riguardavano non solo i turni, insomma, fece un elenco, eccetera.
e che se non c'era la disponibilità del sindacato a fare queste cose, lui aveva già pronto un piano B, che non era molto bello, perché la Fiat aveva già la possibilità, volendo, di far crescere la produzione da altre parti. Allora, questo era la cosa vera di quel piano. L'altra era tutta una cosa, insomma, incredibile, 1,5 milioni di auto in Italia, eccetera. Che però, per dire qual era il livello di servitù, ti a osannare Marchionne, che poi quando Marchionne faceva queste cose qui faceva anche un po' di citazioni, sempre di filosofi, così abbelliva il tutto e compagnia. Da lì parte, allora, tutti ovviamente tranne la Fiom dicono che quella cosa lì è tutta una furbata. Si apre a quel punto la vicenda prima di Pomigliano e poi di Mirafiori, che sapevamo che erano i due punti critici. Sapevamo perché Pomigliano c'era tutta una vicenda complicata che poi si salvò con la Panda, che fu tirata via dalla Polonia, eccetera. E quindi la Panda andava benissimo e compagnia, ma la Panda non si guadagna niente. Anche allora, non. Sulle auto il guadagno viene su quelle di medio-alto, sul resto il livello di reddito serviva però per tenere in piedi. Però ad esempio nell'ipotesi che era fallita dell'Opel, che ebbi modo di vedere perché ebbi un incontro col sindacato tedesco, era prevista la chiusura di Pomigliano, oltre a Termini Imerese, e un ridimensionamento di Mirafiori, oltre a tutta un'altra serie di operazioni. Quindi è chiaro che Pomigliano e Mirafiori erano i due punti considerati deboli della situazione della Fiat. Apre la vicenda di Pomigliano poi l'ultima trattativa a cui io ho partecipato, in un incontro nella sede a Roma, dove non c'era Marchionne, ovviamente poi queste cose le faceva fare ad altri, che si mise ad elencare tutte le modifiche che chiedevano. Quando è arrivato alla decima modifica, il capo del personale, io gli ho detto: senta, ma è inutile che io stia qui a continuare a prendere appunti, però ormai si è esaurito, in realtà voi volete abolire il contratto nazionale. E la risposta fu: esatto, noi vogliamo abolire il contratto nazionale. Da lì iniziò il tutto. Iniziò il tutto nel senso che loro avevano scelto di trasferire il modello degli Stati Uniti in Italia, con alcune cose persino più pesanti dal punto di vista dei diritti, perché negli Stati Uniti c'è un solo sindacato, in Italia la situazione, come sapete, è totalmente diversa. L'accordo, la Fiat, questa devo dire che fu un'operazione, fece finta di fare il referendum. Perché dico fece finta di fare il referendum? Perché quello lì non è un referendum.
tu fai un referendum dicendo ai lavoratori dovete votare se volete licenziarvi tutti oppure se vi va bene questa roba qui e quindi non sarete licenziati. Io ho un ricatto che fanno, sono i plebisciti che fanno i paesi dittatoriali, tu non fai un referendum, non è un referendum dicendo tu vuoi queste modifiche o quelle altre modifiche, o è così oppure c'è la chiusura della fabbrica. La cosa era credibile soprattutto a Pomigliano perché poi si fa presto a immaginare, siamo a Napoli, quindi la pesantezza del ricatto occupazionale è totale, insomma. E fa queste due operazioni, prima su Pomigliano e poi a Mirafiori, con un risultato che secondo me, secondo la nostra valutazione, per Marchionne fu inaspettato, perché non ci fu il plebiscito, come tutti pensavano. Tenete conto che tutti intervenivano, compreso le forze politiche dalla sinistra, da D'Alema, a Veltroni, a tutti a dire votare sì, eccetera, eccetera. Quindi era una situazione... in realtà Pomigliano e poi addirittura Mirafiori, che fu a filo, 52, 47, eccetera, i voti contrari furono notevoli. A Pomigliano circa il 40%, a Mirafiori il 47%, anzi a Mirafiori, togliendo il voto degli impiegati, gli operai lo bocciarono. Però il risultato per Marchionne ovviamente il plebiscito più che non ci fu creò dei problemi perché prima poi di dire che a quel punto lì procedeva a mantenere l'occupazione eccetera fu un'operazione che pesantissima perché l'accordo prevedeva l'espulsione della FIOM dallo stabilimento, o meglio, le rappresentanze sindacali che restavano in vita nello stabilimento erano quelle che firmavano l'accordo. La FIOM che non firmava l'accordo non aveva più le agibilità sindacali dentro lo stabilimento e si arrivò alla chiusura delle sedi sindacali della FIOM, simbolicamente terribile come quella di Mirafiori. Storicamente Mirafiori è sempre stata, storicamente anche durante il fascismo, cioè, arrivare alla chiusura delle sedi. La FIOM poi rientrò con qualche forma di possibilità di esistenza grazie alla Corte Costituzionale che non disse che le agibilità sindacali dentro lo stabilimento, eccetera, ma che disse che la FIOM comunque poteva partecipare alle elezioni dei rappresentanti della sicurezza, ma non a quelle dell'RSU, perché non era più riconosciuta. Questa per me rimane una vergogna per il nostro paese, ma sta di fatto che fu resa possibile dalla condiscendenza. Si poteva fare altro? Penso assolutamente di no, perché se la FIOM avesse firmato quell'accordo sanciva la fine del contratto nazionale. Se lo faceva la Fiat, perché non lo potevano fare altre aziende?
E quindi a quel punto il contratto nazionale saltava. Tant'è vero che la Fiat esce dalla Confindustria, perché nel momento in cui non c'è più il contratto nazionale non c'è più la Confindustria, così come per quanto riguarda le organizzazioni sindacali. È chiaro che era una partita complicatissima, ma la Fiat era arrivato a queste scelte che, insisto, davano seguito, perché altrimenti Marchionne viene osannato, eccetera, eccetera. Lui ha fatto anche delle cose, insisto, che non è solo che lui è stato bravo, ma che gliel'hanno permesso di fare. Perché Marchionne prima fece questa operazione, poi fece l'operazione di scorporo di tutto quello dell'agglomerato della famiglia. Perché prima la famiglia, quando Marchionne arrivò, aveva tutto, aveva non solo l'auto, aveva la CNH, cioè i camion, le macchine agricole, Ferrari, eccetera, eccetera. Dopodiché lui ha spacchettato tutto. Esiste Fiat Auto, poi esiste la CNH, poi esiste la Exor, poi esiste la Ferrari, perché la missione che lui aveva era quella su Fiat Auto, fare il pareggio su Fiat Auto e poi riconsegnarlo alla proprietà. Tutta questa operazione la fa nel 2013, tutte con sede fiscale in Inghilterra, e sede legale in Olanda, compreso la Exor, che è la finanziaria della famiglia, cioè la Fiat in Italia non c'era più. Ha portato tutto all'estero a secondo della convenienza fiscale in Inghilterra e in Olanda, e dal punto di vista dell'assetto societario. In questo caso il riferimento era Olanda, insomma Olanda e Inghilterra erano, non c'era più CNH, e a quel punto Fiat Auto, lasciata quindi scorporata da tutto il resto, lui acquisisce il pareggio e la riconsegna alla famiglia. La famiglia la prima cosa che fa è quella di vendere Magneti Marelli, della componentistica, che era, mentre l'auto non è mai stata messa bene, era una sorta di gioiello della filiera dell'auto. E quindi, insomma, cosa fa la famiglia? La prima cosa per inaugurare la nuova situazione, vende la Magneti Marelli, si prende 5,5 miliardi che distribuisce ai soci, e la Magneti Marelli viene comprata da un'azienda della componentistica giapponese. E quindi a quel punto anche la componentistica, voglio dire, il pezzo pregiato della componentistica passa dall'altra parte. Questo cosa determina di fatto? Che a differenza di altri paesi europei, noi in Italia non c'è più una casa automobilistica italiana. Per assurdo, fai la cosa con la Peugeot, c'è dentro il governo, alla Renault c'è dentro il governo, alla Volkswagen se c'è dentro il governo, eccetera. L'unico paese che non ha più una casa automobilistica, perché la proprietà è francese, è il nostro paese. E questo è poi alla fine di questa storia, così come viene raccontata, c'è questo dato molto semplice, cioè quella cosa del 2000 è arrivata a conclusione. È arrivata a conclusione non nei tempi previsti
nell'accordo di Paolo Fresco con la GM, ma successivamente. Poi il fatto che adesso coincida con la transizione ecologica, quindi con l'elettrico, questo è un problema ancora più grosso, nel senso che dentro questa partita l'Italia è poca cosa. Del resto basta vedere il piano auto della Francia, della Germania, che c'è, tutti e due hanno fatto un piano auto con, non c'è paragone rispetto alle operazioni. E questo è un problema enorme per questo paese. Io non ho più avuto, ovviamente, in quella fase fatta la scelta americana con Marchionne, che ho capito che anche con la salute era doveva essere messo male, quando ha smesso di fumare. Dato che se c'era una cosa che ci teneva assieme, era quella della quantità di sigarette che fumavamo. Dopodiché lui mi superava, io non riuscivo a tenergli dietro, pur essendo un grande fumatore, perché lui faceva 3 pacchetti al giorno, quindi quando è arrivata la notizia che improvvisamente aveva smesso di fumare, ho detto, se ha smesso di fumare vuol dire che qualcuno gli ha imposto. Poi com'era Marchionne, niente di personale, perché ovviamente gli incontri ognuno erano messaggi, ecco, non erano è vero che per un certo periodo, cosa a cui io non ho mai creduto, quando nel 2006 eccetera fece tutte le cose che il costo del lavoro non era un problema e compagnia, tutti cominciarono a scrivere che Marchionne era un qualcuno lo definiva addirittura socialdemocratico, un altro, erano tutte stronzate. Lui ci giocava su queste cose. La sua struttura culturale era quella americana, era quella che del resto faceva parte della sua storia. Poi, visto che tutti pendevano dalle sue labbra, lui si divertiva molto a fare anche citazioni. Quando nel 2006 disse che erano meglio i sindacati europei che i sindacati americani, che il costo del lavoro non era un problema, è che dovevamo chiudere una vertenza che alla Fiat era aperta da 10 anni. Allora, risolta la cosa finanziaria, noi gli dicemmo adesso chiudiamola questa vertenza, una tantum, una cosa annuale, eccetera. Erano tutti messaggi che io capii perfettamente, avendo un po' imparato a conoscerlo, che erano tutti messaggi che adesso si poteva chiudere la trattativa. E quindi ci fu la convocazione del tavolo e si fece 1200 annuali uguali per tutti e compagnia, per chiudere una cosa aperta da 10 anni. E tutti gli altri, noi si fecero degli articoli su Marchionne, democratico, non so se fosse stato, non facciamo nome, addirittura socialdemocratico. Io mi divertivo a leggere cose che lui stava facendo. Un'operazione
L'altra cosa rilevante è che lui tentò di opporsi alla chiusura del contratto del 2008, contratto unitario dei metalmeccanici. E lì capì che andavamo a... La Fiat ritirò la delegazione, la sua rappresentanza dalla delegazione trattante della Federmeccanica. I meccanici riconquistarono non solo il biennio economico, ma a quel punto il contratto nazionale unitariamente, e la Fiat fu messa in minoranza in Federmeccanica. Marchion, una settimana dopo, poi insomma era chiaro perché, settimana dopo dichiarò che quello sarebbe stato l'ultimo contratto nazionale dei metalmeccanici. Non aveva ancora aperto Pomigliano, ma era chiaro che stava maturando quella scelta, e fu chiarissimo, cioè questo sarà l'ultimo contratto nazionale. Cioè, la sua idea, contratto nazionale non c'è, perché, e qui la chiudo perché sennò... Perché il contratto nazionale cos'è? Un elemento di solidarietà. Se la globalizzazione funziona, che tutti devono essere, eccetera, eccetera, la solidarietà non c'entra col mercato e con la competitività. Che cos'è? È roba da mangiare? Che cos'è? Tutto ciò che è un vincolo di carattere sociale deve essere cancellato. Questa che è la cultura che lui ha fatto proprio, eccetera. Basta. Poi. Oh, io mi fermo anche qui, No, no, allora, grazie mille per il racconto storico. È stato molto chiaro, devo dire molto utile. Per quanto riguarda invece un paio di provocazioni finali, volevamo farle. La prima riguarda il titolo del meeting di quest'anno, che è Il coraggio di dire io, e potremmo dire come che l'audacia di dire io porta con sé contraddizioni ed errori per sé e per gli altri, perché chi ha il coraggio di dire io coinvolge anche chi è intorno a sé e porta scompiglio nella vita degli altri. E quindi che cosa vuol dire secondo lei avere il coraggio di dire io nel contesto socio-economico attuale, e se Sergio Marchionne sotto questo punto di vista ci ha potuto insegnare qualcosa sia in negativo che in positivo? Ma io coraggio di dire io lo assumo anche come un'affermazione di responsabilità, personale rispetto a quello che si pensa, non che però non può essere, a mio avviso, totalmente dissociato da noi. Cioè, dire io deve stare dentro al fatto che io dico, e me ne assumo la responsabilità, quello che voglio fare e quello che penso, che però non è una forma di individualismo, che è un'altra cosa, che sta dentro ad un ragionamento e ad un rapporto con gli altri per costruire un noi, che altrimenti il noi diventa elemento che annulla l'affermazione della tua responsabilità e di quello che pensi. Io la penso così anche a partire, non solo dalle scelte, ma anche dalle scelte personali, le scelte, perché molte volte la cosa che io penserei di fare non è, non incrocia, non solo dal punto di vista politico, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista proprio
dei rapporti di amicizia o rapporti di non incrocia con quelle che sono le aspettative, i desideri, le scelte di altri che ti stanno vicino. Quindi in questo io ho sempre pensato che non fare delle cose non perché altri non sono disponibili non a pagare, ma a reggere un rapporto di quel tipo, se non passa attraverso una tua scelta, casomai di ripensamento, eccetera, non va bene, perché quella cosa lì ti rimane. Io l'ho fatto per prima o poi salta fuori, e quindi è un rapporto, come dire, che l'io non va assolutizzato, va poi messo in un rapporto che è un rapporto che riguarda anche gli altri, riguarda sia, insisto, dalle questioni più personali, sia nel ruolo che svolgi, perché questo, il ruolo che svolgi dal punto di vista professionale o dal punto di vista, per quanto riguarda la mia storia, dal punto di vista sindacale, eccetera. Questo, se dovessi tornare a pensare a determinate situazioni, molte che si sono create nella mia storia, tu hai sempre avuto questo problema, il coraggio di dire e di sostenere le tue posizioni, e nello stesso tempo non assolutizzare, cioè non porti il problema del rapporto con altri che esprimono a livelli diversi, insisto, le cose dal punto di vista personale sono una cosa, le cose nel rapporto con gli altri, perché altrimenti diventa una rottura di comunicazione, che è un'altra cosa. Perfetto. E per concludere, invece, vogliamo lanciare la provocazione che poi vorremmo lanciare con questo progetto. Qui siamo tutti nati nel 2000, siamo tutti classe 2000, e ci siamo ritrovati addosso la definizione di figli delle crisi, no? Economica del 2008, adesso la pandemia. E proprio su questo appunto c'è la sfida che lanciamo alla fine della mostra, e che è possibile ricostruire e ripartire. Noi con speranza e fiducia rispondiamo sempre, ma è così secondo lei? Bisogna, perché se non c'è la speranza è evidente che siamo di fronte a una situazione molto diversa, molto molto diversa da quella che ho conosciuto io, nel senso che la mia generazione tutto sommato ha avuto la fortuna di attraversare quegli anni, in pratica dagli anni 60 alla fine degli anni 70. Che oggi vedo la situazione molto più complicata, ma dalle piccole cose, non dalle grandi cose, non facciamo gli scenari. Se io vado a vedere oggi una partita a calcio dei bimbi, i genitori sono una cosa terribile. Io ricordo che quando giocavo a pallone fino ad una certa età, eccetera, i miei genitori non mi hanno mai visto giocare a pallone, ma non gliene fregava niente, nel senso che pensava che era un gioco, e dato che mi piaceva giocare a pallone, erano contenti che io fossi contento.
Adesso vai lì, ci sono genitori che pensano tutti che devono diventare dei grandi calciatori, dei cinema. Io mi ricordo che quando ero giovane, appena c'erano 2 minuti di pubblicità, veniva fuori un casino nel cinema, fischi, urla, eccetera. Adesso vai al cinema, ti piazzano 40 minuti di pubblicità, tutti zitti, con casomai popcorn lì. Proprio sono cambiato proprio, no, no, per non fare ragionamenti, ma le cose più nei comportamenti, quindi io vedo una situazione complicata, complicatissima, perché sono proprio cambiato 60-80, se uno si mette, provavo l'altro giorno a scrivere tutte le conquiste che si sono fatte in quel periodo, non riesci. Non c'era niente, c'erano le gabbie salariali, stipendi diversi tra donne e uomini per fasce di età, cioè, tutto conquistato in quella fase lì, tutto. C'era niente, dalle pensioni alla sanità, all'aborto, al divorzio, alla contrattazione. Quindi quando mi deprimo penso che tutto sommato non posso lamentarmi, perché ho avuto la fortuna di vivere quell'esperienza. Spero che le nuove generazioni abbiano la possibilità di costruire, spero, perché ad esempio io non ho mai visto anche nelle fasi più, ma non ho mai visto una situazione della comunicazione, della stampa, delle televisioni, così culturalmente univoca proprio, univoca, cioè non c'è più un senso critico su... adesso passi da Repubblica, che secondo me è sulla linea della guerra, perché pensa che bisogna fare la guerra ai cinesi e ai russi da un momento all'altro. Del resto Molinari è conosciuto, ecco. È passato poi alla Fiat, cioè per presso molto uno come Gerd Lerner, che a quel punto come ha detto no, io ho quella roba lì. È troppo, e questo secondo me, io non voglio fare l'anziano che brontola, dico che ricostruire, perché ho detto 60-80, però dopo c'è stata la nostra sconfitta, non è che non abbiamo nulla da, ma una sconfitta totale, penso che sono soltanto i giovani che possono aprire una nuova speranza. Che l'altra generazione che ha vissuto tutta quella storia può al limite dare dei consigli, però non deve rompere i coglioni a dire vada che devi fare questo, quell'altro, eccetera. Può essere solo, come del resto era stato allora, un percorso costruito da voi. Noi siamo diventati dei brontoloni, quindi non è che... ma lo vedo in generale per gli anziani, perché sono successe tante cose. Tu pensa in una terra come questa, l'effetto del fallimento delle cooperative. Sai quanta gente della mia età e oltre c'è il fallimento di una vita? Di,
E le cooperative non sono mai state particolarmente simpatiche neanche quando eravamo giovani, però so benissimo che in quella storia c'è il vissuto di Reggio era la più cooperativizzata d'Europa, sono crollate con tutte le disillusioni, è una generazione. Solo i giovani possono ricostruire anche una nuova idea della sinistra. Questo. Una nuova idea della sinistra che superi questa cosa fastidiosa che si continua a discutere. Marx ha detto quella frase, no, cioè quella virgola, che è una rottura di palle. È solo una nuova sinistra che sia in grado di non portarsi dietro una certa storia, perché altrimenti lì si frantuma sempre in mille pezzi, eccetera. Questo è ovvio, l'esigenza e la necessità di questa nuova sinistra è molto forte. La globalizzazione è quella roba lì, anche nelle forme diverse, perché oggi eccetera eccetera, però quella cosa lì, il conflitto di interessi che oggi è aperto, perché noi avevamo Vietnam, avevamo il conflitto di interessi oggi aperto a livello internazionale è tra interessi capitalistici, perché io considero Russia e Cina paesi capitalistici come gli Stati Uniti, dopodiché la Cina non è più la fabbrica del mondo in cui tutti stavano zitti, altro che se i musulmani li mandavano tutti a morire, non fregava niente a nessuno, perché era la fabbrica del mondo che ha tenuto su l'Occidente nel 2008-2009, adesso che invece i cinesi tecnologicamente sono a livello degli americani, allora salta fuori che ci sono i problemi dei diritti umani, cioè è una nuova spartizione del mondo, ecco. E tutti spendono soldi per le armi, perché evidentemente anche questo fa parte del circuito.